Una buona notizia che tutta Augusta aspettava da anni, forse da 30 anni, ce la conferma il dottore Lorenzo Spina, che intervistiamo nell'ambito del municipio, è stato anche assessore, ma adesso è direttore del distretto sanitario Augusta Mini, che si preoccupa ovviamente delle nostre cose. Allora, dal 21 luglio, finalmente, tutti i poliambulatori di via, una volta erano in via Trieste, via Federico De Roberto, adesso saranno all'ospedale, giusto? Sì, sì. Noi abbiamo iniziato nel 2012 come azienda sanitaria provinciale di Siracusa a rivedere un progetto di dismissione dei locali in locazione che avevamo qui nel distretto di Augusta. Abbiamo prima realizzato quindi la dismissione di due sedi storiche, che erano quelle di Via l'Italia, dove c'era la sede della vecchia USL 27, di Via Citrus, e ora a seguire, come da programma già concordato nel 2012, stiamo dismettendo altri locali in locazione. Altri o tutti? Allora, stiamo dismettendo attualmente il poliambulatorio, e il consultorio anche. E consultorio e altri servizi si trasferiranno, lasciando solamente un piccolo presidio che a breve dovrebbe essere ulteriormente abbandonato per trasferirsi nella sede ufficiale del Muscatello. Io credo che ora, al di là di quelle che possono essere le difficoltà che vivranno gli utenti nei prossimi giorni, come lei diceva, è veramente un risultato storico se consideriamo appunto in termini di risparmio, che è notevole, e in termini anche di migliori servizi che noi possiamo dare all'utenza, perché noi andremo in locali che sono nuovi, che sono adeguati per rispondere alle esigenze dei cittadini, i professionisti che ci lavorano avranno a disposizione spazi adeguati, quindi credo che tutta la città beneficerà di questa buona proposta che siamo riusciti finalmente dopo tanto tempo a realizzare. Certo, certo. Ma una domanda adesso poi si pone di conseguenza: ma l'ospedale Muscatello rimarrà tale o sarà abbassato al rango di presidio territoriale ambulatoriale, visto che ancora non vengono attivati quei servizi che sono stati promessi, per esempio psichiatria, pediatria, eccetera? Sulla rete ospedaliera la competenza prevalentemente è della direzione sanitaria ospedaliera, che in ogni caso penso di poter dire che ha tutta l'intenzione, soprattutto anche la direzione generale, a mantenere gli standard che ora l'attuale piano di rifunzionalizzazione dell'ospedale Muscatello, che prevede i 120 posti letto, sia realizzato nella sua interezza. Quindi le posso anticipare, anche se non è, ripeto, un campo di mia stretta competenza, che c'è tutta l'intenzione di fare in modo quindi che il Muscatello abbia i suoi i posti letto previsti e che possa nei prossimi mesi piano piano recuperare quello che ha perso nei mesi precedenti. Allora vedremo, aspettiamo ancora.